Ciao a tutti, sono Davide Magnini, primo caporal maggiore del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Sono appena rientrato dalla Pierramenta, è stato campionato mondiale long distance in cui assieme al mio compagno di squadra Michele Borcacci abbiamo conquistato il titolo mondiale appunto sulla long distance a coppie. Ed è stata un'emozione unica, una gara veramente bella e spettacolare in cui sia io che il mio compagno eravamo in super forma e siamo riusciti a gestire la gara in testa dall'inizio alla fine. Penso il risultato più importante e più bello che ho ottenuto finora nella mia carriera. All'inizio, quando si gareggiava negli anni 80-90, si gareggiava con gli sci da fondo, con gli sci stretti e si scendeva con un bastone fra le gambe, la tipica raspa proprio per poter frenare. Poi negli anni 90 e 2000 si è passati agli sci larghi, agli sci classici, quindi con un'attrezzatura che permette il movimento della caviglia in salita per poi essere bloccata e irrigidire il tutto per la discesa. Questo è lo sci e lo scarpone. Lo scarpone è attaccato allo sci tramite il puntale, è costituito da uno scafo e da un gambaletto, due parti rigide in carbonio, e nella fase di salita il gambaletto è libero di muoversi rispetto allo scafo e questo è il movimento che permette appunto di camminare in salita. Una volta arrivati in cima si blocca il gambaletto attraverso questa leva e si alza lo sportellino della talloniera e lo scarpone va a agganciarsi alla forcella rendendo sci e scarpone rigidi e permette appunto di sciare in discesa come nello sci alpino. Per quanto riguarda gli sci che si utilizzano nello sci alpinismo, rispetto a quelli classici dello sci alpino sono molto più stretti e sia al centro che in spatola sono più corti, ma ciò che fa veramente la differenza è il peso rispetto agli altri. Sono molto più sottili e leggeri. Uno sci come questo con l'attacco arriva a pesare 750 grammi e anche l'attacco ovviamente potete vedere rispetto a quelli dello sci alpino sono molto più piccoli e leggeri, sono proprio minimalisti in titanio e ergal e appunto utilizzano materiali molto tecnologici e ultraleggeri per ridurre al minimo il peso da portare in salita. In quanto atleta di alto livello mi sento molto fortunato perché al mio fianco ho delle aziende molto disponibili all'ascolto. Avendo studiato ingegneria dei materiali ho appena concluso la triennale. Oltre a essere un argomento che mi appassiona molto e che ho studiato appunto, riesco ad integrarlo nella mia attività di atleta perché grazie ai feedback e allo studio un po' diciamo dei materiali che mi piace fare e testare sul campo, riesco poi a dare degli input penso molto importanti alle mie aziende per sviluppare al meglio il materiale come gli scarponi, gli sci, gli attacchi, ma anche un semplice occhiale da sole e quindi arrivare poi in gara con i materiali perfetti per quello che sono i miei bisogni e per performare al meglio. Ultimamente i cambi d'assetto stanno diventando fondamentali nelle gare di sci alpinismo perché permettono appunto di vincere o perdere una gara. Proprio settimana scorsa mi è capitato ai campionati mondiali in Andorra nella gara individual che pur essendo in ottima forma in salita e riuscivo a tenere il passo con i miei avversari in testa alla gara, se ho sbagliato due cambi d'assetto nel togliere e mettere le pelli e di colpo mi sono trovato in quinta posizione perché ormai i distacchi sono veramente brevi, sono pochi secondi su più di un'ora e mezza di gara e quindi
di solito per togliere le pelli i più bravi ci mettono anche 7-8 secondi nelle gare sprint, mentre per rimettere le pelli in fondo alla discesa di solito ci si aggira attorno ai 20-30 secondi, dipende un po' dalla bravura e dalla dimestichezza che l'atleta ha con il materiale e con i cambi d'assetto. Il format di gara dello sci alpinismo che si addice di più è penso l'individual, che è anche la specialità regina in questo sport, cioè una gara che consiste in circa 1500-2000 metri di dislivello in salita e in discesa, con vari cambi di assetto, quindi spalmati su più salite e più discese, con dei pezzi tecnici in cresta, con magari anche dei pezzi a piedi con lo sci nello zaino perché il terreno è troppo tecnico, quindi bisogna indossare anche i ramponi. Ed è la disciplina che mi piace di più, in cui vado meglio. Poi un'altra disciplina che riesco anche ad esprimermi abbastanza bene è la gara vertical, che invece consiste in un'unica salita secca, di solito in pista, in cui appunto si prova proprio la potenza del motore dell'atleta in sola salita. Nelle gare individuali il numero dei cambi d'assetto può variare molto a seconda del terreno e di come gli organizzatori hanno preparato il percorso. Di solito si fanno 4-5 salite per dividere appunto il dislivello totale della gara, e all'interno di queste 4-5 salite ci possono essere 2 o 3 tratti a piedi, e quindi i cambi d'assetto possono variare appunto da 8 a 12 o anche di più, dipende appunto dal terreno su cui si corre. Durante le nostre gare dobbiamo portare anche uno zaino, anch'esso è studiato e progettato per essere il più leggero possibile e allo stesso tempo pratico, per poter accedere per esempio alla tasca dei ramponi. All'interno dello zaino dobbiamo sempre portare del materiale obbligatorio, che consiste in una pala, la sonda, un telo termico, e in più abbiamo sempre obbligatorio anche un paio di pantaloni antivento, una giacchetta antivento e appunto il telo termico in caso di emergenza, se uno dovesse stare male lungo il percorso deve avere il telo termico per potersi coprire, perché di solito in gara gareggiamo con una tutina molto leggera e finché ti muovi non è un problema, ma nel caso ci fosse un infortunio o un atleta si deve fermare per forze maggiori, diciamo, deve avere il telo termico con sé. E appunto questi zaini sono ultra leggeri e permettono all'atleta di avere tutto il materiale necessario a portata di mano, con dei gesti molto rapidi e veloci. La scorsa estate nel 2020, visto le particolari condizioni a causa della pandemia Covid, che ha portato all'annullamento o cancellazione di quasi tutte le gare di trail running che di solito uso in estate come preparazione allo sci alpinismo, ho deciso di affrontare alcuni progetti personali, alcune record che avevo in testa già da alcuni anni, e quindi affiancato dal mio sponsor tecnico Salomon abbiamo deciso di affrontare queste sfide, cercare di abbassare il record di salita e discesa da delle montagne importanti e significative per quello che è stata la mia storia, la mia carriera di atleta fino ad ora, ed una è appunto la Presanella, la montagna di casa su cui ho mosso i primi passi d'alpinismo e su cui mi alleno ogni anno in tutte le stagioni. E l'altra montagna molto significativa è l'Ortles, la cima più alta del Trentino Alto Adige, della mia regione, una montagna dal fascino himalayano che mi ha sempre ispirato, e quindi ho deciso di affrontare queste sfide, che alle quali si aggiunge anche il tentativo di battere il tempo di salita su asfalto
da Bormio al Passo dello Stelvio, la mitica Cima Coppi del Giro d'Italia. Il ciclismo anche è un altro sport che mi appassiona molto. E niente, quindi assieme al mio sponsor tecnico Salomon abbiamo deciso di affrontare questa avventura e nel frattempo creare dei contenuti, dei video che potessero essere di ispirazione e motivanti per tutta la comunità che mi segue anche in un anno particolare senza competizioni, in cui magari la motivazione per allenarsi era calata, per spingere comunque la gente a rimanere appassionata al mondo dello sport, al mondo dell'outdoor e della natura. Con questi tre progetti e gli allenamenti estivi di corsa in montagna sono riuscito a creare una buona base per la stagione invernale di sci alpinismo, però purtroppo durante la prima fase di preparazione sugli sci nel mese di novembre in un allenamento sono caduto e mi sono fratturato la clavicola destra. Questo piccolo infortunio mi ha portato a dovermi fermare per 4 settimane. La mia fortuna è stata che non è stato uno stop completo, perché comunque non era una frattura troppo scomposta, che non ha necessitato l'intervento chirurgico, e quindi ho dovuto tenere un tutore rigido nella parte superiore del busto per 4 settimane, ma nel frattempo, passati i primi 5 giorni di riposo, sono riuscito comunque ad allenarmi abbastanza in casa sui rulli oppure sul tapis roulant che tenevo inclinato proprio per simulare la camminata in salita dello sci alpinismo. E dopo 4 settimane dall'infortunio, il 20 dicembre sono riuscito a rientrare subito in gara, anche molto prima del previsto di quello che mi sarei aspettato, e nella prima tappa di Coppa del Mondo che si è svolta al Passo del Tonale, proprio qua sulle nevi di casa mia, nella gara vertical di sulla salita sono riuscito ad ottenere un ottimo terzo posto assoluto che mi ha dato tanta carica e tanta motivazione. È stato un buon innesto di fiducia per me e mi ha permesso così di affrontare poi la restante parte delle gare di Coppa del Mondo della stagione con più motivazione e magari anche un po' più riposato rispetto agli altri atleti, visto le 4 settimane un po' più blande che ho fatto, e quindi arrivare poi alla Pierramenta, all'ultima gara, in ottima forma e vincere appunto il titolo mondiale long distance. Un saluto a tutti, vi aspetto la prossima settimana di nuovo su Sky Sport Arena per la prossima puntata di Davide Sway con le avventure dell'estate 2020 sulla Presanella e il record dell'Ortles. Ciao a tutti!